L'Associazione Europea delle Vie Francigene compie 20 anni e la Commissione Europa celebra questo anniversario recandosi alla porta d'ingresso del cammino in Toscana. Appuntamento al 18 agosto all'Arcoligno nella tappa tra il Passo della Cisa e Pontremoli per la camminata celebrativa Road to Rome 2021 da Canterbury a Roma. Alla soglia d'ingresso nella nostra regione, a rappresentare la Commissione Europea del Consiglio regionale della Toscana e ad accogliere i viaggiatori ci sarà il presidente Francesco Gazzetti. La Toscana ha accolto la marcia dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, promossa in occasione del loro ventennale. Fino al 1° di settembre saranno in Toscana a portare un'attenzione ancora più intensa rispetto alle opportunità, alle speranze, ma anche alle occasioni che ruotano intorno a questo cammino alla Via Francigena. I consiglieri regionali della Commissione Europea prenderanno parte anche alla tappa del 1° settembre Re di Cofani Proceno, quando il cammino lascia il territorio toscano e prosegue verso Roma. Come Consiglio regionale, come Regione Toscana, abbiamo accolto questa iniziativa dell'Associazione Europea delle Vie Francigene perché si colloca in perfetta concordanza e simbiosi anche con un grandissimo impegno che la Regione Toscana, la nostra terra, con il supporto del nostro Consiglio regionale, ha sempre dato a questo sforzo e soprattutto a questa straordinaria iniziativa che affonda le radici nella storia più remota, ma che parla anche delle grandi opportunità che il presente e il futuro può portare attraverso proprio la valorizzazione della Francigena e anche dei numerosi cammini che attraversano la nostra terra. In cammino sulle orme di Francesco, lungo la Francigena, candidata a diventare patrimonio mondiale UNESCO. Un cammino che è una scommessa vinta per la Toscana che continua ad investire fortemente sul percorso che attraversa i 38 comuni del territorio, che ogni anno richiama viaggiatori da tutto il mondo lungo il suo percorso unico tra storia, natura e misticismo.